Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale dei Genetic DNA a questo primo video di la collezione dei miei Blu-ray. Come avevo già annunciato, molti me l'hanno chiesto, allora ok, spostiamo il mouse, così facciamo spazio. Iniziamo. Allora, iniziamo con uno dei miei film preferiti, ovvero Il Signore degli Anelli. Iniziamo col primo, che è uscito per ultimo, ma sta come primo. L'Hobbit. E poi abbiamo la trilogia del Signore degli Anelli, la versione estesa. Chiedo scusa per il riflesso, ma ormai è sera e quindi relegata in questa, diciamo, confezione stile libro. E noi qua lo apriamo e troviamo mappa. E i tre film che vi faccio vedere. Compagnia dell'Anello, Le Due Torri e Il Ritorno del Re. Ogni capitolo ha dentro la versione estesa in due parti e la versione normale tipo libro. Più altre parti dietro le quinte, eccetera, eccetera. Una volta mi sono fatto la maratona, una dietro l'altra, la versione estesa. Poi un'altra saga preferita, ovvero Star Wars, la saga completa, rilegata anche questa. Questo cofanetto con la scritta Star Wars in rilievo, la guida della galassia. E qui abbiamo tutti i capitoli, fatto tipo, anche qua tipo a libro, si sfoglia. Di bordello. Chiedo scusa per la qualità della webcam, ma non ho ancora trovato i driver giusti per Windows 8 64 bit. Poi qui abbiamo sempre di Star Wars un film d'animazione, The Clone Wars. Poi passiamo ai Resident Evil, con questo sempre film d'animazione computer grafica Resident Evil The Generation. Che ci porta poi alla trilogia di Resident Evil. Anche qua rilegata in Resident Evil 1, Apocalypse, Extinction. Ovviamente non si sapeva ancora che sarebbero andati così avanti, infatti ho da parte Afterlife e mi manca ancora l'ultimo che è uscito. Poi un'altra saga, questa è la prima di una trilogia che sarebbe un prequel di Alien, ovvero Prometheus, visto al cinema e preso subito in Blu-ray. Quindi adesso sapete già cosa potrebbe arrivare, vero? Esatto, Alien Anthology, in questo diciamo cofanetto con il nostro polipetto in rilievo, abbiamo la Anthology con il primo, secondo, terzo, clonazione e due extra, dietro le quinte. E anche qua ci sono archivi nascosti. Poi Predator, il primo, quello con Schwarzenegger, tanto per capirci. Predator 2.
Predators. Questo è l'ultimo. Un po' di spazio. Poi non può mancare, ovviamente, i due Alien vs Predator. Il primo e il secondo. Il secondo mi è sembrato un po' una cagata. Non che il primo, però vabbè, dai. Poi passiamo alla trilogia di Mission Impossible. Anche qua, ovviamente, i film fanno le trilogie tutte belle rilegate. Poi ti esce un quarto titolo e tu rimani fregato. Qui abbiamo Mission Impossible 1, il 2 e il 3. Adesso, scusate un attimo, ma qua c'è un po' di... Ok. E ovviamente questo è l'ultimo uscito, Mission Impossible, Protocollo Fantasma. Poi. Esatto, i quattro Fast and Furious in questa steelbook. Il primo, il secondo. Adesso qua non si apre. Vabbè, cioè, Tokyo Drift e 4. Ero intenzionato a prendere il cofanetto con i 6, visto che ne sono usciti altri 2. Però visto che hanno già annunciato un settimo, aspetterò che finirà questa saga infinita. E qui ovviamente Fast and Furious 5. Poi proseguiamo con un'altra trilogia, ovvero Transformers, in questa edizione, perché non mette fuoco, edizione speciale, due dischi, con, diciamo, raffigurato Optimus Prime e... Poi, il 2 Transformers 2 e Transformers 3. Poi qui abbiamo Narnia, il primo Narnia, il secondo Narnia e devo recuperare ancora il terzo. Bene ragazzi, adesso finiremo la prima parte della mia collezione di Blu-ray con, iniziando con i film della Marvel. Iniziamo con una bella trilogia di Iron Man primo, Iron Man 2 e l'ultimo arrivato, Iron Man 3. Questo l'ho preso da poco, il 27-28 agosto. Capitan America e Thor. Andiamo lì. Ok, vabbè, non riesco a inquadrare tutto, ma questa è la prima parte dei miei film in Blu-ray. La seconda parte inizierà con altri film della Marvel. E poi scoprirete il resto. Qui è tutto da Genetic DNA. Ciao ciao a tutti ragazzi.